9 consigli comunali, alcuni anche all'unanimità. Sono in rivolta i sindaci dell'ambito sociale numero 6 per una decisione che sta per prendere la Regione che riguarda l'ambito sociale che dovrebbe essere trasformato in ASP, magari corrispondendo anche con i distretti. Luciano Barbetta, consigliere delegato di Terre Roveresche, che cosa avete fatto e che cosa avete intenzione di fare? Abbiamo scelto una linea istituzionale, abbiamo mandato una lettera chiedendo appunto di ritornare indietro, di correggere quel provvedimento. Abbiamo mandato a nome per conto di tutti i sindaci, al presidente della giunta regionale a Paroli, al presidente dell'assemblea legislativa Latini, ai consiglieri componenti la prima commissione, ed è tuttora non è pervenuta nessuna risposta da parte della regione. È ovvio che tutti i sindaci dell'ambito provano una profonda preoccupazione, perché questo stato di cose potrebbe mettere in rischio i servizi, forse non proprio in maniera sicura, ma comunque mette in discussione o perlomeno sospende per un periodo incerto la realizzazione dell'ASP che tutti i nuovi consigli comunali avevano approvato, in quanto ritenevano lo strumento più giusto per assicurare i servizi e ai cittadini in maniera uniforme per tutto l'ambito. Questa era una caratteristica. Il comune di Fano si è adoperato in questo lungo periodo, perché questa scelta nasce da un percorso nato già da 3 anni fa. Quindi questa scelta è stata frutto di una discussione, di un dialogo con tutte le forze sociali e in tutti gli ambiti comunali. Oggi ci troviamo di fronte ad una iniziativa della regione che di fatto lo sospende, questo procedimento. E lo sospende fino ad una data che è poi posteriore alle elezioni, quindi c'è anche una componente politica che voi mettete in evidenza. La prima cosa che viene spontanea, diciamo, senza essere troppo maliziosi, è quella. Ovviamente poi c'era già un discorso ventilato in piedi, perché anche negli ultimi tempi il percorso della costituzione dell'ASP è stato un po' più travagliata di quella che era stata lo spirito iniziale. Ovviamente, ecco, io non voglio trarre conclusioni, ma secondo me la componente politica ha pesato su questa decisione della giunta. Aspettiamo cosa dirà il consiglio comunale, poi vedremo. Speriamo di non dover continuare tanto tempo a stare, come dicevano i miei colleghi, nel limbo.